Allora, la libreria è bella piena, abbiamo un libro importante questa sera, un esordio, però è come tutti gli esordi, ha in sé il carattere della sorpresa e devo dire che forse sorpresa è uno dei sostantivi che utilizzerei per raccontare il libro di Caterina De Mari, che qui stasera con Istantanee, Terra Somnia Editore, c'è infatti anche uno degli editori sotto mentite spoglie da relatore alla mia destra, che è Paolo Miggiano, e l'amico scrittore, sceneggiatore, poi racconteremo anche Massimo Torre. Allora, innanzitutto un applauso a Istantanee e a Caterina De Mari. Due parole, e chi è, diciamo, frequentatore di questi luoghi lo sa, che tutte le nostre presentazioni incominciano con un registro un po' ripetitivo, però necessario, perché ci sarà stasera sicuramente, io vedo volti nuovi, qualcuno che non sa noi chi siamo, è vero? Lo sanno tutti? Ah, che bello, allora lo diciamo per quelli che sono a casa, perché noi ce lo dobbiamo ripetere sempre, anzi, aggiungiamo anche una novità. Allora, siamo da Io ci sto è una libreria non solo indipendente, perché non basta dire indipendente, ma è un APS, quindi è una associazione di promozione sociale che interseca il valore dei libri e la lettura anche ad un'azione di volontariato sul territorio. La peculiarità della libreria è che, tranne il nostro magister Alberto Della Sala, che ci conduce nei meandri inspiegabili dell'editoria, tutti gli altri sono volontari e ognuno fa ciò che sa fare o ciò che pensa di saper fare, spesso succede anche questo. Quindi, ma alla fine noi qui ci divertiamo moltissimo, quindi invitiamo ancora chi non abbia questa tessera, che è un po' una bacchetta magica di Io ci sto, ad associarsi, perché l'unico modo per aprire questa libreria e pagare luce, acqua e gas, come si diceva un tempo, è quello di associarsi. Tutto il resto poi avviene attraverso la vendita dei libri, anche questo è importante, ritornare al famoso libraio di quartiere. Noi facciamo i librai di quartiere, quindi con proposte, diciamo, anche un po' mirate, adatte ai lettori, con un'attenzione a tutte quelle che sono le novità editoriali, anche i libri di qualità, anche un grosso spazio all'editoria del territorio. In questo caso, per esempio, noi abbiamo Terra Somnia, che è una casa editrice, insomma, tra Campania e Puglia, no? Paolo, poi non mi smetti. No, ma Paolo sta studiando, Paolo. Adesso, troppo tardi. Si vede che l'editore è impreparato, dopo lo interrogo. Niente, ho un paio di domande per l'editore. E quindi anche questa attenzione, io vorrei sottolineare che nella scelta dei libri da presentare Io ci sto a per l'editoria indipendente, che molto spesso, insomma, fa un lavoro di scouting, è un lavoro di qualità, e poi soprattutto quando è del nostro territorio ci piace promuoverla, perché ci piace promuovere tutto l'indotto di quella che è un'impresa locale a tutti gli effetti. Detto questo, la novità è che noi siamo nel nostro 10° anniversario, quindi quest'anno è tutto dedicato ai festeggiamenti, tutto, sono i 10 anni di Io ci sto, quindi quest'anno ogni volta che ci riuniamo succede qualcosa di particolare e di speciale. Per esempio, abbiamo un'iniziativa che premia gli scrittori che vengono a presentare, a fare la prima presentazione del loro libro, la prima presentazione napoletana, ovviamente qui da noi. Ed ecco che arriva la nostra Anna Maria con il dono che Io ci sto fa agli autori della prima presentazione. Questo è un oggetto che rappresenta la casa dei libri Io ci sto, la casa di tutti i soci, è un bruciatore e è stato realizzato, quindi è un oggetto artigianale che è stato realizzato per noi da Maria Sabetti, tutti questi nomi mi volete mettere sempre in difficoltà, che però è una socia e che quindi ha espresso così, insomma, il suo rapporto solidale con la nostra libreria. La
premessa è finita, se potete associatevi però, e passiamo al libro istantanee. Allora, innanzitutto diciamo che nel carattere di sorpresa, di sorprendente, di selezione, eccetera, va sicuramente sottolineato che questo libro è una raccolta di racconti. E diciamo subito che forse il racconto è il testo più difficilmente pubblicabile oggi in Italia, perché in realtà, mentre il romanzo del quale si è lamentato per un secolo e decretata la fine, vive benissimo, vive, respira, insomma, ha una sua vita, nonostante l'esiguità dei lettori, anche in Italia il romanzo non siamo riusciti ad ammazzarlo, perché in realtà i lettori forti ci sono, solo c'è questo zoccolo duro dei lettori forti, ma poi per il resto nessuno più legge romanzi, cioè letteratura. Poi leggiamo dai social, dal web, per strada, leggiamo da tutte le parti, però i testi scritti sono quelli più ostici. Però il romanzo sicuramente ha una sua appetibilità, c'è tutto un discorso di classifiche, di premi, insomma c'è un movimento ancora intorno al romanzo. Evidentemente i lettori hanno premiato il romanzo, hanno premiato soprattutto in questi anni il romanzo anche di genere, quindi noi stiamo vedendo proprio che c'è una fioritura del giallo, del noir, diciamo del noir, ma anche delle biografie, anche del romanzo storico, insomma ci sono dei generi che, se guardiamo con una certa attenzione e anche continuità le classifiche, noi riusciamo a vedere questo. Certamente molto più diciamo difficile posizionare un libro di racconti, tranne casi famosisimi, per esempio Tre ciotole della Murcia, che chiaramente per tutta una serie di motivazioni, infatti sono d'accordo con un applauso, e che ci ha lasciato, diciamo, quest'ultima tagliente raccolta, e così, insomma, anche uno sguardo così divergente di racconti. Quindi io innanzitutto so che uno scrittore pensa di misurarsi con un testo più facile, ma in realtà il racconto è più difficile. Perché piace meno e ha meno mercato? Perché è molto più difficile per il lettore leggere una raccolta di racconti, a meno che questi racconti non abbiano una tale forza dentro che veramente ci trascinano da un racconto all'altro. E diversamente da quello che si pensa, una raccolta di racconti deve essere anche concepita secondo un disegno unitario, perché quando si frammenta troppo la proposta, cioè non è che ci metto tutto quello che mi viene in mente, ma quando tutti questi racconti, ed è la prima caratteristica del libro di Caterina, cioè alla fine non restano i singoli racconti, ma resta una visione d'insieme che è profondamente circolare da un racconto all'altro e anche omogenea, quindi resta il libro. Non è facile che il lettore che legge i racconti poi dopo abbia l'immagine mentale del libro che ha letto, magari resta un racconto o ne resta un altro, invece in questo caso resta l'idea del libro. E quindi io ti volevo chiedere innanzitutto questo, no? Cioè il principio, perché c'è un principio, diciamo, archetipo da cui tutto deriva in queste tue istantanee, poi magari faremo anche una riflessione su questo, e poi chiaramente anche la difficoltà di misurarsi con un testo che a breve respiro in quanto a lunghezza, in realtà il dibattito cos'è un racconto, cos'è un romanzo, non è mai stato risolto, se non che con meri criteri quantitativi, più lungo, più corto, ma non è solo quello, sicuramente non è solo quello, ed è proprio l'idea sbagliata che alla fine il racconto è il romanzo più vicino, che spesso fa sì che molti racconti siano fuori fuoco e quindi non arrivano. E questo ci fa capire anche la difficoltà di rendere il racconto più efficace, perché il lettore sulla lunga distanza del romanzo ci segue, anche se durante il romanzo c'è qualche caduta, qualche rallentamento,
Invece la scrittura del racconto deve essere sempre tesa, è proprio come una freccia che deve percorrere uno spazio molto ristretto e mirare ad un obiettivo, e questa è una caratteristica che tu, diciamo, mi sembra nella costruzione un po' della struttura dei tuoi racconti hai sempre mantenuto, no? Patrizia Rinaldi dice fulmini, io poi l'ho letta dopo perché non mi voglio fare influenzare da quello che dico negli altri, voglio fare prima un'idea mia, però mi ero proprio appuntato questa cosa del fulmen, che in realtà il fulmine è una tecnica compositiva utilizzata già dai latini, per cui il racconto è teso e poi alla fine spara, è proprio così. E in realtà fulmini vengono definiti tali anche da Patrizia Rinaldi. Allora, a te la parola, il saluto, e poi magari ci dici qualcosa su queste istantanee. Allora, intanto grazie a tutti di essere qua. Se qualcuno vuole venire qua, io torno là, perché sono abituata ad accompagnare lui e stare di là, quindi non mi piace tanto stare, quindi per me vi cedo il posto. Ti tocca. Mi tocca. Allora, io, diciamo, più non nasco come scrittrice, ho letto, leggo, e devo dire che è una cosa che mi piace, perché per me leggere è un viaggio, e quindi quando si vuole fare un viaggio, poi dipende dai periodi, c'è la volta che vuoi fare un viaggio leggero, lo fai più leggero, se la tua vita personale magari è un po' pesante. Poi c'è anche il periodo della profondità, dove vuoi andare a scavare e anche capire tante cose che riguardano te stessa leggendo anche romanzi di altre persone. Io nasco come una pittrice, e infatti Patrizia lo dice nella prefazione, che io scrivo come dipingo, e io aggiungerei come fotografo, nel senso che non c'è una preparazione, non c'è un'idea, dico adesso scrivo, dipende dal mio stato d'animo. Quindi io, i miei quadri sono differenti l'uno dall'altro, perché differente è il mio stato d'animo, come lo è per tutti quanti. E come, è una cosa strana, dopo che io pure lì non sapevo tenere una penna in mano, un qualsiasi pennello, è come se dopo dici, ma chi è che ha dipinto? Io? Ecco, non dico che entri in una specie di, non so, posseduta da qualcuno, ma avevo letto un libro di Stephen King dove c'era lui, posseduto, cioè, e poi si rende conto, guarda, si sveglia e dice, l'ho fatto io, però è vero. E mi chiedono che tecnica hai avuto, non lo so, cioè lì in quel momento l'ho fatto pure senza guardare. Così i racconti, non scrivo se non sento qualcosa che mi viene dal profondo, no? Mi piacerebbe, per dire, dipingere, dipingo anche a occhi chiusi, non puoi scrivere a occhi chiusi, però non c'è, è come se da qui vomitassi un'emozione, vomitassi qualsiasi cosa che in quel momento sento di voler tirar fuori. Non sono racconti autobiografici, tanto che mio padre si è spaventato, dice, ma non so autobiografici, perché sono temuto molto. Molto temuto, ma anche le mie amiche, tutte dicono, la conosciamo o non la conosciamo? Il primo, che per me significa molto, è autobiografico, si parla di mia madre. E comunque il primo in assoluto non è qui, perché come diceva Enza, io poi ho fatto una cernita, ho deciso di dare un filo conduttore, perché non potevo scrivere una cosa che non aveva niente a che fare, quindi il filo conduttore in questo sono le relazioni. C'è molta violenza sulle donne, però c'è anche nel riguardo dell'uomo, nel rapporto madre-figlia, madre-figlio, padre-figlia, coniugi, insomma, ho cercato, perché nella nostra vita contiene, cioè, hai anticipato la pesca dell'esse lunga. La pesca, tu, se ti chiamano i pubblicitari dell'esse lunga, tu gliela puoi tirare in fronte la pesca, anche secondo me, cioè, che volevano fare il racconto non anti mulino bianco, diciamo, che è il mulino bianco al quadrato, perché diciamo, però è vero, cioè il tema è la famiglia, fondamentalmente le relazioni esplorate sono tutte relazioni familiari, e c'è questo capovolgimento, no, di quella che è la retorica della famiglia, molto, c'è proprio il capovolgimento, quasi, diciamo, quasi lei
Sta disturbando? Guardi, io la mattina per vivere, perché gli editori qua non ci pagano, la mattina faccio l'insegnante per vivere, quindi potrei metterle anche una nota. Nota fuori. Chiamare i genitori, posso fare varie, ho vari strumenti. La voce dell'uomo in fondo è una, si sente, quindi sei riconoscibilissimo. Ma mica sono solo io. È proprio la classe, professoressa, non sono solo io. È stato un altro che mi ha dato a parlare. Sono le sempre... marto agitati. No, nella famiglia. Dicevamo questa anche coraggio, no? Un po' di smitizzare, chiaramente creando anche delle situazioni un po' estreme, perché chiaramente poi è il carattere del racconto quello di provocare una reazione. Cioè, infatti per me sono schegge i tuoi racconti, ecco, io me lo sono scritto a un certo punto, sono schegge, cioè ho immaginato proprio dei pezzi, dei cocci, dei pezzi di vetro che però feriscono, perché si resta, cioè non si resta indifferenti, si resta feriti, e questa è la sensazione che ho avuto ad ogni racconto, dovendo prendere un respiro tra l'uno e l'altro. Però è un respiro catartico. Ma è colpa sua, è noir. Sì, infatti ho pensato a un certo punto che c'è stata un'inconscia influenza, sì. Perché comunque sono sicuramente c'è anche una vena noir in questi racconti, quindi non sappiamo se poi non nascerà. C'è una serie che mi fa vedere. No? C'è una suspense tipica del noir. Anche in un tempo così breve della narrazione c'è la capacità di tenere, perciò una scrittura molto tesa, sono racconti molto tesi con questa suspense, con questo effetto finale che insomma un po' agghiacciante, tipico proprio del noir. Però tutto questo spostato in un contesto di osservazione poi della società, dei sentimenti, delle relazioni che ripeto vengono esplorate, però facendo cadere quel velo insomma di perbenismo, per cui la mamma vuole bene al bambino e spesso, e poi fino ai casi insomma più di cronaca, più insomma paradossali, ma sono situazioni che succedono, no? Che una mamma possa essere anche esasperata alla fine di una giornata, che un anziano venga lasciato in un luogo, in un ospizio, e poi perché è difficile stare accanto ad una persona anziana, perché è difficile stare accanto alla malattia. C'è anche un tema che torna, è quello del congedo, di questi saluti che non sono mai abbastanza, cioè è come se ci sfuggisse sempre che quello è il momento, quel saluto è il momento, è l'opportunità per dire alla persona quello che vogliamo, e che invece ci sfugge perché comunque siamo portati a fare altro, siamo portati a credere che ci sarà sempre un'altra e un'altra occasione, spesso un'altra occasione non c'è. Allora io vorrei chiedere all'editore la scelta, perché insomma questo Terra Somnia fa queste scelte sempre un po' diciamo originali, no? Possiamo dire che non tengono troppo conto del mercato, o che meglio si vanno a rintracciare un lettore, perché ormai quel lettore di Terra Somnia, cioè quello che può leggere tutta una serie dei vostri libri, lo incomincio a intravedere, cioè è stato fatto in questi anni, pochi anni, però anche un lavoro editoriale che non è quello di pubblichiamo tutto comunque, ma di scegliamo indirizzandoci ad un certo tipo di lettore. Non voglio dire di nicchia, perché per carità, intellettuale di nicchia, racconto profondo, fa paura, perché io dico che noi siamo immersi in questa ricerca del Luna Park, è il mio slogan, che dico che noi dobbiamo avere il Luna Park a tutti i costi, quindi dobbiamo togliere dal vocabolario insomma tutte quelle parole che possono puzzare di impegno, che ne so, studio, lettura, approfondimento, ma invece a me sembra che la ricerca di questa casa editrice abbia questa direzione. Ti do la parola, parla, vedo che hai un taccuino. Adesso lo rubo, tolgo gli appunti. Lo sai, non è che legge gli appunti. Io poi metto sempre questo lavoro inutile, mi scrivo le cose. Allora, perché a te piace scrivere, sei anche uno scrittore. Mi appunto le cose e poi sistema praticamente quello che sta qua dentro, ma certo. Rimane lì. Allora, intanto grazie per essere qui stasera, anche molto numerosi. E poi prima di tutto io voglio ringraziare Caterina e Torre e Massimo, perché
come dire, anche attraverso la, la letteratura, la scrittura, i libri, poi ci si, ci si incontra e ci si rincontra. Io stasera mai mi sarei aspettato, anche se Torre, non li avevo messi in collegamento. Caramba, che siamo qui stasera nella sala dedicata a Giancarlo Siani, su cui io per Alessandro Polidoro, che poi a sua volta è anche socio nostro dentro, e doveva essere lui seduto qui stasera, solo che dice che la voce non tanto lo accompagna, perché va troppo in giro la notte. E allora mai avrei associato, no? Dicevo, stasera siamo qui nella saletta Giancarlo Siani, che stasera avrei incontrato qui Anna Maria Torre, una persona che io conosco da tantissimi anni, ho seguito la sua vicenda personale. Se a qualcuno questo nome, questo cognome dice poco, è la figlia di Marcello Torre, il sindaco di Pagani, ucciso da Cutolo negli anni 80 perché non piegò la testa. Quindi ecco, grazie. Io e Anna Maria, un po' la distanza chilometrica tra Caserta e la costiera, e poi il fatto che io abbia un po' abbandonato quel mondo, anche se rimane dentro di me con un'esperienza molto, molto importante, molto forte, e grazie a voi due stasera rincontro Anna Maria e mi fa assai, assai piacere, per cui per me già questo basterebbe. Ok, è fatta. Andiamo al prima No, non Enza, intanto io vorrei saperne quanto te, forse prima o poi mi iscrivo a uno dei tuoi corsi, perché sentirti dialogare, parlare intorno ai libri è molto bello e interessante. Il successo che stai avendo è tutto meritato. Fatta questa sviolinatura nei confronti della scrittrice, dell'amica Enza, sì, noi che siamo nati da 3 anni e mezzo, non andiamo a cercare intanto gente che ci paghi per pubblicare, no? Quando arriva qualcuno che vuole darci dei soldi per pubblicare, noi diciamo: quanto ti serve per fartene andare via? E quindi evitiamo questo tipo di pubblicazioni. Abbiamo una nostra idea di quello che vogliamo fare, le nostre collane sono ben precise. Anna Maria, una è dedicata alla legalità, la cui collana Strade è intitolata ad Antonio Montinaro, l'agente di scorta di Giovanni Falcone, e abbiamo una collana che si intitola Nuove Terre e che si occupa appunto dei temi della contemporaneità e la sofferenza dei popoli che stanno nella parte sud del Mediterraneo. E tutto questo non è un fatto economico, è un fatto culturale, perché se tu pubblichi un autore che sta in Siria, stai tranquillo che quell'autore qui in Italia non verrà mai, come stasera Caterina è venuta da Roma. E allora, ecco, però noi vogliamo parlare di certi temi. Tu dicevi una visione d'insieme. Questo libro, sì, questo libro ha una visione d'insieme, e la visione è quella della donna nella contemporaneità, una donna di oggi. Mo lasciamo stare la pesca, e quindi quale bambino, forse molti di noi non hanno fatto scelte per non far soffrire i propri figli, no? Altri l'hanno fatto, sono stati più coraggiosi, pesche nessuno gliene ha portate, siamo animosi di ma come dire, appunto, come ha detto qualcuno, io avrei potuto vedere anche, come dire, i piatti in faccia che si tiravano quelli prima di andare a vivere in due case diverse. Il tentativo di restaurazione che sta in maniera strisciante percorrendo la nostra società
è assai, assai pericolosa, che si usano anche degli spot commerciali per poi strumentalizzarli a livello politico per limitare, a mio avviso, alcuni diritti. Ma la scelta di pubblicare istantanea intanto viene da un fatto, dalla enorme, dalla straordinaria simpatia con Caterina De Mari. Con Caterina ci siamo, come dire, su temi così delicati e importanti che mettono al centro la donna, la sofferenza della donna, sia se sia madre, se sia figlia, se sia violentata, se sia abusata, se sia lasciata, se abbia preso, se ha avuto la forza di riconoscere un abbraccio del figlio disabile, eccetera. Nonostante che i temi fossero questi, io e Caterina ci siamo divertiti un mondo intorno a questo, a questo libro, perché stavamo continuamente in contatto, e allora il refuso, e allora la virgola in più, la virgola in meno, ma no, ma così, ma mo aspetta, mo viene Massimo, chiediamo a lui. E quindi è stato veramente, almeno per me, che più degli altri insomma segue più direttamente queste cose, è veramente un bel percorso. Sì, Caterina è una pittrice, è una fotografa, meno male che si è tornata dalla Grecia, perché se no avremmo continuato a vedere, anzi non meno male. Saresti dovuta rimanere ancora di più, perché le foto che tu pubblicavi non erano foto così prese come le mie, no? E metto una foto. No, le tue, io credo che ci sia tutto un bel lavoro dietro, che tu la regola dei terzi la applichi molto bene, e credo anche nella tua scrittura. Ecco, Caterina osserva quello che c'è intorno a lei, osserva il mondo della sofferenza, osserva le donne maltrattate, volge lo sguardo anche nei paesi lontani, appunto su quella sponda altra del Mediterraneo, dove ancora le donne sono considerate un oggetto, come lo erano non molti anni fa nella nostra società. Quindi guarda, mette a fuoco e scatta, e quando scatta ti restituisce, appunto come un'istantanea, anche queste storie che ti colpiscono. Adesso io non entro, perché, come dico, volendo potrei farlo, ma per esempio è bellissima la prima storia, che è straordinaria, dove tutti noi pensiamo a un certo punto, quando le cose sono quasi irreversibili, che non abbiamo dato tutto quello che volevano dare ai nostri genitori, quando poi da loro abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere. E allora niente, leggendo, andando avanti in queste storie, noi ripercorriamo la vita delle donne contemporanee, la ripercorriamo tutta, veramente tutta, quella donna che riconosce suo figlio e dimentica tutto il resto, no? È una cosa bellissima, eppure è drammatica, è assai drammatica, e quindi vabbè, insomma, potremmo anche fare dei voli pindarici su ogni storia, ma mi fermo qui, do la possibilità anche a Massimo e a voi, insomma, di dire delle cose sul libro. Noi continueremo su questa linea. A proposito di pesca, mo arriva una bella per dicembre, preparatevi che arriverà un'altra bellissima storia su cui si riflette. Voglio dire solo una cosa sulla violenza, sulle donne che vengono uccise. Allora, io l'altro giorno, io sono amico di Valeria Valente, la senatrice, e ancora una volta Valeria è molto impegnata in Parlamento, faremo in Parlamento, mette una lista di autorevoli rappresentanti della destra, della sinistra, bipartisan, parleremo, discuteremo, faremo, ma
sta benedetta, come dire, legge che dovrebbe impedire agli uomini di avere un rapporto diverso con le donne, non si riesce proprio a fare. Questo codice rosso, ma scusate, ma non era già stato scritto? Mosè scrive un'altra volta, in questo codice rosso che cosa c'era scritto? Che il questore tira fuori il cartellino rosso e dire non ti avvicinare. Anna Maria, io e te conosciamo bene una storia, no? Che se non c'era Paolo, forse quella ragazza avrebbe fatto la fine della sorella. Ma il questore l'aveva ammonita col cartellino giallo, non ti avvicinare alla casa della maltrattata. Paolo, questo sta qui, è entrato. E allora Paolo chiama il questore e gli dice: oh, guarda che quello è entrato. Perché allora non serve. Allora io dico, l'esperienza che Anna Maria sa che io ho fatto in passato, io ho visto, ho studiato che tutte le donne che sono state uccise sono donne che hanno denunciato. C'è un bellissimo libro, Fiore come me, di Giuliana Covella, dove tutte le storie raccontate là dentro sono storie di donne, qualcuna anche del Vomero, che sono state uccise dopo che hanno denunciato. Allora io sono molto drastico, io non faccio un parlamentare, non faccio il politico, non faccio niente, ma qualche idea ce l'ho. Per me, quando una donna trova il coraggio di varcare la soglia del commissariato della caserma dei carabinieri, deve essere presa e trattata come i pentiti di mafia. Cambio di identità, spostamento in un'altra città, lavoro, sistemazione, fino a quando le cose non si sistemino veramente, perché altrimenti le donne continueranno a morire. Prima si moriva una ogni 3 giorni, adesso ne sta morendo una al giorno. E allora, no, io dico a Valerio, ho detto, mentre le donne muoiono, voi continuate a chiacchierare. Ecco, e allora no, sulle donne e su quello che le donne subiscono in questo paese, ma anche in altri, non bisogna più chiacchierare, ma bisogna agire. Ci vuole anche una grossa educazione sentimentale fatta ai ragazzi e alle ragazze, entrambe, anche alle donne e agli uomini. Ci vorrebbe un'educazione sentimentale che passa, per esempio, può passare attraverso un libro così. Cioè una sveglia che ci vuole, perché per esempio in alcuni quartieri a rischio, cioè dove c'è praticamente povertà educativa, noi notiamo proprio come educatori che all'inizio, in un corteggiamento violento, cioè dove l'uomo esprime una violenza, dove l'uomo esprime un possesso, la gelosia che si esprime attraverso non esci se no ti picchi, c'è un orgoglio femminile da parte di queste giovani ragazze che ancora non hanno realizzato che cosa vuol dire, anche perché magari provengono da contesti familiari dove le mamme sono violente con le figlie anche verbalmente, eccetera. Quindi per loro, cioè, quella violenza rientra in un canone di normalità. Quando poi si intreccia quel rapporto, perché se uno si libera da quel rapporto, cioè non lo inizia proprio, magari quello si fissa con un'altra, però se si intreccia quel rapporto, io ho assistito a queste ragazzine in metropolitana che erano fiere del ragazzo che ha cacciato il coltello perché hai guardato guagliona mia, cioè quella non è che ha detto che stai facendo, io ti lascio perché tu sei un violento, ma si è ringalluzzita e quindi si scambia l'amore con la violenza. Mi ricordo tantissimi anni fa, io chiamai in Rai perché trasmisero quell'intervista, ma erano tanti anni fa, io insegnavo a Sant'Antimo e ogni giorno dovevo correggere questa impostazione perché vedevo questo rapporto tutto snaturato tra i ragazzi e le ragazze, e quel ragazzo che
ruppe la milza con un calcio alla fidanzata, l'andarono a intervistare in ospedale, la ragazza disse l'ho perdonato perché lui mi ha dato il calcio perché mi voleva bene, e io chiamai Rai dicendo scusate ma voi un'intervista così o la tagliate o non la mettete, perché che cosa devono pensare le ragazzine di 15 anni, che nel volersi bene c'è uno che ti spappola la milza con un calcio. Quindi purtroppo noi comunque abbiamo sempre anche una responsabilità, cioè sono d'accordo con quello che ha detto Paolo, la legge, la restrizione, la carcerazione, però penso pure che proprio noi abbiamo la possibilità di seminare su un terreno, che è quello dell'infanzia e dell'adolescenza, sul quale dovremmo veicolare dei messaggi che dovrebbero essere dei messaggi sani. Io penso che la letteratura, invece di fare l'analisi del testo e di stare 8 ore e mezza a sapere se la voce narrante è interna o esterna, così si schifano e non leggono più una pagina in vita loro, passare invece questi contenuti, anche dei libri di autori contemporanei che esplorano la realtà a noi vicina, come per esempio fa Caterina. Altra cosa che volevo dire, i titoli. Chi ha scelto i titoli? L'editore o l'autrice? L'autrice. Allora, anche i titoli per me, ecco, rivelano già una perizia proprio, una bravura, perché la cosa più difficile è dare il titolo ad un racconto breve, se dai un titolo che dice troppo, hai è sbagliato, se non dice nulla, cioè un titolo troppo così insipido, pure non dice nulla. E invece io ho notato che c'è sempre questo, ci sono immagini nei titoli e ci sono oggetti. Sono quasi sempre oggetti, per cui viene la curiosità, perché involucri, vernice, pigiama, e sicuramente qualcosa di materico anche, di concreto, ma non possiamo sapere cosa ci sta dietro fin quando non accediamo alla lettura. E devo dire, è una delle cose più difficili anche l'equilibrio tra i titoli in una raccolta di racconti. Perché a volte si sbaglia anche questo, quindi ci vuole un equilibrio e ci vuole anche una scelta molto sapiente. In questo devo dire Caterina è stata veramente molto brava. Grazie. Allora, io prima di cedere la parola a Massimo, perché allora, Massimo puoi andare. È veramente, insomma, uno scrittore, lo conosciamo, no? E quindi non diciamo lascio il, la relazione. La relazione finale la lascio a Massimo, però vorrei far sentire una pagina di questo libro, perché forse è anche giusto fare giustizia, insomma, far ascoltare come scrive, perché al di là dei temi e dei contenuti sui quali ci siamo soffermati, però poi quello che distingue la scrittura degli scrittori dalla scrittura degli scriventi è in realtà come si arriva ad attraversare un certo contenuto, come si fanno sentire proprio queste schegge sulla pelle di chi legge. Metto anche gli occhiali, quindi vediamo queste foto. Poi li metto anche io. Non si vede niente, non vedo niente. L'ultimo gradino. Il sole inizia a scottare. Le mie mani, madide di sudore, ad ogni avvallamento dell'asfalto, perdono un po' la presa e la tua testa ciondola di qua e di là. I tuoi capelli, stretti in un fermaglio di madreperla, restano ordinati. Hai sempre tenuto al tuo aspetto, questo non è cambiato. Sono un po' stanca, mi sento sporca, i vestiti appiccicati addosso. Non so neanche quando riuscirò a farmi una doccia, ma non cedo. Per te ora farei di tutto, te lo devo, anche per i momenti in cui avrei desiderato che scomparissi dalla faccia della terra, lì. Ero sporca dentro. Ora ti porterei in cima al mondo, se solo fosse possibile. Chiedimelo. Saresti felice di sentire la mia risposta. Invece taci. Forse per paura che qualcuno di noi due si tradisca e così crollerebbe tutto il bel castello. Hai smesso anche di chiedermi se la prossima estate riusciremo ad andare nella nostra casa al mare. Quanto ti piaceva. Non ti importa più. Siamo già a giugno. Domani è il tuo compleanno. Non ho mai avuto problemi a scegliere un regalo che ti piacesse. Questa volta è diverso. Me lo restituirai, tornerà a me. Per questo non so cosa regalarti. Non voglio riprendermelo. È ora di rientrare.
ci sono degli orari da rispettare anche in un luogo come questo. All'entrata spingo ancora più veloce perché tu non possa leggere cosa c'è scritto su un cartello a lettere cubitali. Ma che contraddizione è mai questa? E lì tutti possono vederlo. Il dolore fisico è bandito, ma quello psicologico invece va a farsi fottere. Non voglio che tu sappia, ma chi sto cercando di ingannare? Non certo te, è ovvio che sai e sai che io so. Il nostro è un tacito patto tra madre e figlia. Lo stesso percorso da quando sei qui l'avremo fatto migliaia di volte, eppure c'è sempre qualcosa di diverso. I nomi sulle porte cambiano anche ogni settimana, talvolta restano chiuse, ed è il segnale che c'è ancora tempo, quando nessuno lo sa, ma il più delle volte sono aperte. Il silenzio è surreale, sembra finto. Le infermiere sorridono come fossero le cameriere di un grande hotel e voi i loro clienti. La lista di attese era lunga, ma tutto il meglio per te, mamma. Non sono più una figlia unica e ingrata. Sono cambiata. Adesso hai tutto il mio prezioso tempo a disposizione per te. Voglio che ne approfitti. Goditi quest'ultimo regalo. Mi stai lasciando troppo presto. Chi lo avrebbe detto? Ora l'egoista sei tu. Dalla finestra, sagome metalliche grigie in fila ordinata. Credono che nessuno le veda, eppure tutti sanno che ci sono, lì, pronte, in attesa. So che un giorno, molto vicino, una di queste porterà il tuo nome. Ecco perché, quando vengo, cerco sempre di guardare in un'altra direzione. La speranza di un miracolo non mi lascerà neanche quando il tuo petto smetterà di sollevarsi e le tue mani non stringeranno più le mie, perché saranno diventate rigide. Non ti deluderò. So essere forte quando voglio. So essere me e l'altra me, se questo servirà a farti stare meglio. Ma tu non metterci troppo. Lo dico per te. Mi rannicchio sulla poltrona in posizione fetale. Vorrei essere ancora una sola cosa. Io e te fuse in un unico essere. Accendo la televisione. Abbasso il volume per non disturbarti. Mi viene automatico, anche se non serve. Sento freddo. Non ti importa, non reagisci più. Forse neanche sai più chi sono. Ma quando ti sveglierai, anche per un solo istante, una cosa te la voglio chiedere e tu dovrai rispondermi, altrimenti non ti lascerò andare. Il tuo biglietto per l'altro mondo ce l'ho io. Dovrai dirmelo con tutto il fiato che avrai in corpo, che sono io la cosa più importante della tua vita, anche se me lo hai ripetuto un'infinità di volte. Non importa, rifallo. Dovrò farmelo bastare per molto tempo. Stai tranquilla, mamma. Lo farò quando papà non c'è. Potrebbe dispiacersi perché tu per lui vieni prima di tutto, anche di sua figlia. Non lasciarmi i tuoi gioielli, non li indosserò, né una tua foto, non mi serve. Non sono brava a fare i monologhi davanti a un pezzo di carta. Tu sarai nelle mie notti, è lì che ti aspetterò. Sto piangendo, mi dispiace. A redarguirmi però non sei tu, ma un'infermiera. Che cazzo, in questo posto neanche un momento di cedimento si può avere. Intanto sento pezzi di vetro con i bordi frastagliati che mi lacerano dentro. Ora, però, mamma, ti prego, svegliati. Non sono più disposta ad aspettare. Voglio sentirtelo dire un'altra volta e basta. Massimo, a te. Non ce la faccio, ogni volta che leggo questo racconto. Diciamo basterebbe questo, no? Per indurci alla lettura di tutto il libro. Vabbè, io praticamente sono solo la musa istigatrice. No, non lo capite, nel senso che lo sguardo di Caterina è questo, cioè questa grande capacità. Cioè, Caterina, quando attraversiamo qualsiasi camminamento, vede delle cose che io non vedo, perché lei le fotografa praticamente. Beh, pensa ad ammazzare nessuno. Esatto, io sto pensando a come ammazzare. Lei invece vede delle cose che mi aprono lo sguardo, cioè io dico, cavolo,
non me ne ero accorto, non l'avevo visto, e lei ha questa capacità e l'ha tradotta. Infatti questo libro in realtà è una sintesi, lì c'è la Caterina pittrice, c'è la fotografa, le istantanee, e ci sono questi racconti che sono praticamente la sua grande profonda sensibilità, capacità di empatia col mondo. In questo caso chiaramente è empatia con la sofferenza delle donne, ma non solo delle donne, nel senso proprio con la sofferenza legata al fatto di come i rapporti tra le persone, anche le più vicine, spesso siano disturbati dall'impossibilità di comprendersi reciprocamente, di non usare meccanismi di sopraffazione, di non usare l'attenzione giusta nei confronti delle persone, e talvolta anche il fatto di essere vittime di un contesto che certe volte ci rende inconsapevoli di quello che ci sta succedendo. E lei tutto questo lo racconta perfettamente in questi racconti, che secondo me tra l'altro hanno una cifra molto contemporanea, proprio in questa epoca di difficoltà, diciamo, anche della lettura, del fatto che i lettori, ahimè, dalle parti nostre, forti ce ne abbiamo, ma molti meno che da altre parti, e uno dei problemi che tu dicevi è quello di, diciamo, educare i giovani a essere consapevoli di certe cose, ma anche ormai diventa difficile educarli a leggere. Paradossalmente questi racconti potrebbero leggerli, cioè, velocissimi, perché hanno tra l'altro, e devo dire che questa cosa mi ha sorpreso dall'inizio, la capacità, io ogni racconto che leggo di Caterina è come se leggessi un romanzo intero. Sì. Proprio intero, cioè io riesco a vedere quello che è successo prima e la proiezione di quello che succederà dopo questo momento che lei ha raccontato con questa grande capacità, oltretutto anche di scrittura. Perché se lei arriva a questo, perché c'è una grande capacità di scrittura, oltretutto, le parole le usa bene, la costruzione delle frasi sono perfette per portarci a sentire quello che lei ci vuole far sentire. Quindi è questa una grande dote per me, e penso che sia una letteratura molto contemporanea, molto rappresentativa dei tempi, cioè riesce in una pagina e mezza certe volte ad aprirti un mondo. E mi ricorda, e mi ha ricordato quando ho letto Raymond Carver, perché questa capacità di entrare, dimmi di cosa parliamo quando parliamo di amore, di entrare in questi, negli ambiti di una sofferenza legata al quotidiano, alla vita corrente, a non cose che immediatamente appaiono come eccezionali, ma come addirittura sì, arrivano, sì. Ho sentito da subito questa capacità che diventa ancora più contemporanea, adesso non voglio esagerare, però io devo dire che l'ho proprio avvertito, mi ha proprio riportato alla mente. Quindi per me, diciamo, non è stata una sorpresa, perché conosco Caterina, però come tu hai detto all'inizio, un po' sì, cioè nel senso che conosco Caterina come pittrice. E quando ho visto i suoi quadri sono rimasto francamente molto colpito. Lei la fa così, la dice. Effettivamente io ho assistito a Caterina che fa un quadro in 5 minuti. E io dico, così io non li faccio. Perché poi il quadro ha una sua forza, una sua dinamica, una sua composizione. E no, è la stessa cosa. Perché l'ho fatto in poco in meno. Cioè lei c'ha, è come, l'ha detto all'inizio, come se qualcosa che la travalica, la dominasse, e viene fuori qualcosa di, per me, di straordinario. E adesso questo è quello che volevo dire, sostanzialmente sono felice, molto felice ed emozionato che Caterina sia stata giustamente, diciamo, riconosciuta da Paolo, da Alessandro, da Terra Sommia, perché hanno fatto un lavoro che in genere dovrebbero fare le case editrici, quelle di riconoscere le cose importanti. Questo è tutto. Grazie a Massimo. Uno solo del passato, il pavone, che ha un incipit straordinario. Vuoi leggere?
No, ma mi è venuto mo' in mente con quello che ha detto lui, no? Che sono come ha detto tutti la donna anche un po' meno pesante degli altri, la donna della contemporaneità. Questo del pavone mi ha portato veramente lontano, è l'unico, mi ha portato proprio lontanissimo. Di merda nella vita ne ho mangiata tanta, ma per fortuna sono un po' come il pavone che si ciba di piccole serpi velenose, ne ingerisce il veleno senza risentirne. Mia madre mi ha cresciuta a mazze e panelle. In Puglia si dice così, alla fine di mazze ne ho ricevute sicuramente di più. Vengo da una famiglia dove, quando ci si siede a tavola, non si sa mai cosa trovi nel piatto. Spesso è la cialda calda, pane ammollato nell'acqua con un filo d'olio e due pomodori. Quelli non mancano mai per via dell'orto. Se c'è anche qualche patata, allora sì che è festa. La carne si vede solo due volte all'anno, Natale e Pasqua. Il mio corpo ne è il risultato. Mi chiamano la racchettica, ma io me ne frego. Possono dire quello che vogliono, tanto i ragazzi non mi interessano. Comunque, non ho tempo né per loro né per nessun altro. Mio padre, mia madre, appena torno da scuola, mi mette una scopa in mano e mi dice di pulire per terra, anche nella stanza dei miei fratelli. Invece di studiare, loro aiutano mio padre nei campi. Uno di loro, Luigino, è peggio delle bestie. Gira voce che se la sia fatta con una pecora. Ma io non ci credo proprio. Gli voglio tanto bene. All'altro mio fratello invece, che ogni volta che gli faccio il letto ci sputo dentro. Un giorno me lo sono trovato nel letto, con quel cazzetto duro che si ritrova. Mi ha scambiato per una di quelle, ma io gli ho urlato nell'orecchio che sono sua sorella e che queste schifezze le andasse a fare altrove. Da quella volta, per la vergogna, non l'ho affatto più. Anzi, non ho più il coraggio di guardarmi negli occhi. Mio padre, invece, beve. Quando torna dai campi, si compra sempre una bottiglia di vino e se la svuota tutta lungo la strada. Alza le mani o ci prende a cinghiate. Dipende da quanto alcol ha bevuto. Io spero che un giorno muoia lì come un cane e che nessuno ritrovi mai il suo corpo. Tanto ho deciso che al suo funerale non ci vado comunque. Un giorno me ne andrò da questa fogna. Qui non ci resto. Se lo raccogliessero i loro sudiciumi. Io mi sono stufato, forse mi faccio suora, divento sposa di Gesù Cristo. Lui, più di due Ave Marie e quattro Padre Nostro, non mi chiede. Ho uno spaccato della vita, noi siamo pugliesi, meridionali, e dove la vita era veramente così. Le famiglie vivevano come in quel film che ho visto ieri sera, Io Capitano, tutte in una stanza, separate non da porte e muri, ma separate da teli, per cui l'incesto era dietro l'angolo, per cui la fame era qualcosa che ti attanagliava. Gli effetti sono sul mio corpo di questa carestia, perché la carne la vedi solo a Pasqua e a Natale. Attenzione, vedevi la carne di maiale con uno strato piccolissimo di carne magra e tanto di carne grassa. Quello era il cibo dei contadini della Puglia del tempo. Allora,
Allora, io non so se c'è qualche intervento, qualche domanda dal pubblico, oppure procediamo al firmacopie, perché penso che poi il libro vada letto. Abbiamo letto due racconti, ce ne sono altri, e vi lasciamo al desiderio, insomma, a questo punto. 21, eh? Di sì, perché come diceva Massimo, appunto, per quanto in ognuno ci sia una storia compiuta e una storia che va poi al di là di quello che è stato detto, ma che si vede, ha questa forza, diciamo, però poi i racconti sono tanti, le situazioni più o meno, cambiando un po' le geografie, le età, però si torna sempre lì, in qualche modo si ritorna sempre lì, ed è per questo dicevo, si legge un libro alla fine, non si legge una raccolta di racconti, no? E quindi questo secondo me è il valore. C'era proprio quella preoccupazione, no, di Calvino, di dire io ho tante cose sul mio computer, però mi domando poi quando le devo riunire che cos'è un libro, e deve essere una strada, e qui dentro effettivamente c'è una porta, e poi per entrare ce n'è anche una per uscire, però quando hai chiaro il percorso che hai fatto ad ogni tappa. Era l'editore del Doro che ha ritrovato la voce tra un tortino e una licella. No, veramente gentilmente non dia le spalle alla telecamera. Non do le spalle, allora vado da questa. Volevo ringraziarvi innanzitutto per questa serata che è stata davvero molto molto emozionante. Nella brevità della serata ci riagganciamo alla brevità dei racconti, ma come diceva giustamente Enza, è soltanto una brevità quantitativa, ma sono talmente carichi, talmente intensi, che l'abbiamo toccato con mano stasera, veramente ci siamo emozionati, e Paolo in questo senso è stato giustissimo insieme con voi, l'emozione che traspare anche fra di voi, che percorrete in qualche modo un pezzo di vita insieme. Questo diventa importante perché aggiunge emozione, cuore, anche ad una presentazione del libro. Questa è la missione che fa bene il libro quando raggiunge il cuore delle persone, no? Alle volte le presentazioni sono, diciamo, dei momenti di incontro che però restano molto spesso fini a se stessi, perché poi sono, diciamo, un aspetto anche, come dire, diverso quando si deve comprare il libro perché si è amici, eccetera eccetera. Invece vi voglio dire grazie. Tu sei una pittrice, una fotografa, ma forse anche di più, una scrittrice. Non sono uno che va per categorie, voglio dire, sei una persona che dentro il suo tempo, dentro le sue relazioni, dentro questo mondo, e lo esprimi secondo me attraverso tante facce. Potresti essere forse più una scrittrice che una pittrice. Oh, anzi, Paolo, come Terra Somme, a noi come editore ci aspettiamo. No, ci aspettiamo un quadro in regalo. Vabbè, a proposito dei regali, allora, noi di casette di Io ci sto, ne vogliamo due, perché intanto questa è la prima presentazione nazionale, non solo napoletana. Non l'abbiamo presentata ancora da nessuna parte, è uscito il 15 di. Scherzo sulla seconda casetta, ma veramente poi essere qui con un libro nostro alla prima presentazione ci onora. Grazie a te. Grazie a tutti, liberiamo, perché un altro mio mood è che le presentazioni dei libri non devono essere un sequestro di libri, devono essere ariose. Uno va a casa con la voglia di leggere, non gli abbiamo detto già tutto. Grazie a tutti, grazie a Massimo Torri, a Paolo Bigia, alla nostra casellina, grazie a Luigi Storri. Grazie mille.